Ciao ragazzi, bentornati sul canale. In questo video diamo un'occhiata a uno starter kit Arduino e al display touch che mi sono stati inviati da Elegoo.com. Ora io ho già aperto il kit e ho usato e ho distribuito un po' le cose anche in un'altra scatola. Per vedere l'unboxing dettagliato sia del kit che del display lo trovate in fondo al video. Ora, il kit è un kit base, vi viene fornito anche il CD nel quale troverete praticamente 26 progetti che potete fare con questi componenti che trovate nel kit. Avete un Arduino Uno, diciamo che formato, cioè normale, un Arduino Uno. Cambia la sinigrafia. La cosa importante secondo me è che quando lo collegate viene riconosciuto come Arduino genuino, per cui il chip è originale e funziona senza nessun problema, proprio sempre riconosciuto e niente, a posto. In generale l'elettronica che trovate nel pacchetto diciamo non è ossidata, è buona, insomma, una qualità normale. Oltre, in aggiunta al kit, come vi ho detto, è arrivato il display. Ora, il display è un display touch di tipo resistivo che ha anche l'SD card. Ora, questo display, siccome penso che la cosa che tutti si chiedono è: ma mi rimangono piedini liberi una volta che lo collego? Diciamo che questo display usa 17 pin. Una volta che lo collegate vi rimangono liberi solo 3 pin, praticamente l'A5, un analogico, e i due digitali, il D0 e il D1. Per cui diciamo che se volete usare il display sarebbe più opportuno prendere un ATmega 2560, almeno avete un po' di pin liberi. Ora, il display funziona bene. Ho lasciato la guaina protettiva per il momento. Comunque, aspetta, ho resettato. Funziona bene, cioè il tocco, pur essendo resistivo, il tocco basta andare tranquilli e toccare tranquilli, funziona bene. Questo è uno dei programmi di esempio che trovate all'interno del CD, che tutto quello che schiacciate viene mandato come comando seriale. Ovviamente partendo da questo disegno, questo programma, sotto i tasti ci mettete quello che volete, insomma. Faccio vedere.
Bene. Se siete interessati a un Arduino, allo starter kit o al display, in descrizione trovate un piccolo coupon che vale per un certo tempo per un acquisto tramite Amazon. Ora, siccome durante l'utilizzo, siccome a me non piace avere i contatti a vista, ho fatto una piccola protezione, ve la carico su Singiverse per i contatti. Tre viti e stop. Per questo video è tutto, vi lascio all'unboxing. Per novità, nuovi progetti ed altro potete seguirmi nella community tab di YouTube. Ciao, al prossimo video!